hanno messo in scena la Chiappa Sogni, grande successo per lo spettacolo che si è tenuto lo scorso giovedì nella sala teatro dell'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco, a conclusione del progetto ministeriale Piano delle Arti, che ha visto l'Istituto Falcone Scauda come scuola capofila in rete con la Leopardi e l'Istituto Comprensivo Castaldi Rodari di Bosco Reale. Filo conduttore, i sogni degli adolescenti, in una società che ormai non presta più attenzione alle parole e che vive in maniera effimera ogni forma di relazione, l'obiettivo è stato quello di indurre tutti, grandi e piccini, a dare il giusto valore ai gesti e ai sentimenti. Con effetti scenici di luci e con l'utilizzo di semplici materiali, nastri colorati, tulle, sciarpe e stelle, gli alunni hanno espresso i loro sogni, realizzabili e utopici, costanti presenze nei loro cuori. Il progetto, giunto alla seconda annualità, mira allo sviluppo dei linguaggi performanti, la musica, la danza, la recitazione e il mimo e soprattutto allo sviluppo della creatività. Gli alunni delle classi scelte, prime e seconde secondarie, sono stati guidati in questo percorso formativo dagli esperti Libero De Martino, Donatella Faraone Mennella e Francesco Rivieccio dell'Associazione Culturale Balagancic, unica associazione del territorio accreditata al Ministero. Soddisfatti i dirigenti scolastici delle tre scuole in rete, Maria Giuseppe Abilitato della Falcone Scauda, Olimpia Tedeschi della Leopardi e Agnese Iaccarino della Castaldi Rodari, quest'ultima rappresentata dal docente vicario professor Petta, per il percorso realizzato, per il clima di collaborazione che si è instaurato tra docenti e alunni dei tre istituti e per l'ottimo lavoro svolto dagli esperti. Abbiamo avviato sul territorio il progetto Piano delle Arti. È un progetto che è riuscito molto bene. Quest'anno le scuole della rete non sono state più soltanto due, ma l'anno scorso ero anche reggente dell'istituto Castaldi Rodari e quindi tutto sembrava più semplice. Quest'anno la rete si è ampliata, siamo in tre, ringrazio la collega non solo per l'intelligenza di saper lavorare insieme, confrontarsi, più scuole, più test, non sempre è facile, ma io già sapevo che il confronto sarebbe stato costruttivo. Voglio ringraziare davvero in maniera particolare la Libero De Martino, Donatella Faraone Mennella, perché a mio avviso riescono sempre a trovare il modo di far esprimere i ragazzi, tutti. E quindi ormai è vero che sono un'associazione, un'agenzia ormai consolidata, riconosciuta dalla regione, ma a parte l'accreditamento, il merito se lo sono guadagnati davvero sul campo. Sono Libero De Martino, del direttore artistico della compagnia Balagancic Teatro. Noi siamo l'unica compagnia del territorio accreditata dal Ministero per il Piano Triennale delle Arti, un progetto che si propone nelle intenzioni del legislatore di promuovere presso le scuole di ogni ordine e grado la cultura e la diffusione delle arti performative, quindi teatro, musica e danza. Noi abbiamo cominciato con il teatro e abbiamo realizzato con i ragazzi dei tre istituti dei percorsi non solo di laboratorio teatrale, ma anche di visione degli spettacoli, quindi il teatro come fare, il teatro come vedere ed ascoltare e il teatro anche come realizzare. Quindi abbiamo attivato anche dei percorsi laboratoriali di scenotecnica, di costumistica e di illuminotecnica. Il tema, il filo conduttore di tutto il laboratorio, di tutti e tre i laboratori, era il sogno. Sono tre percorsi diversi, qualcuno molto con molta attenzione al corpo, qualcuno con molta attenzione all'immagine, al colore, alla grafica, altro al testo, anche molto in uno dei tre percorsi appunto ha dato più importanza al testo, dove si è cercato di far avvicinare i ragazzi alla realizzazione del proprio sogno, ma anche allo scavare nei sogni degli altri. Il protagonista è il gruppo che agisce e si muove in scena, e questa è stata una cosa, a mio avviso, molto importante, perché i ragazzi negli incontri che abbiamo tenuto, magari all'inizio, siccome sono classi anche diverse, non si conoscevano, avevano vergogna l'uno dell'altro, invece poi alla fine sono riusciti a fare gruppo, a fare rete, creare gruppo, e vederli per 2-3 ore a lezione, lontani dai cellulari, ma confrontarsi fra di loro, ricordarsi le battute e darsi anche dei consigli a volte, è capitato, è stata la cosa forse più interessante
per i ragazzi, ma soprattutto penso anche per noi. È stato un risultato ottimo da raggiungere.